Allora, questi sono ragazzi speciali che io adoro. E questo viaggio finale di questo libro aiuterà proprio loro. Ed è importante, però non ve lo dico io quanto è importante il viaggio finale di questo libro, ma ve lo diranno loro. Perché è importante? Perché è importante? Il vostro progetto casa, mi dici perché è importante? Perché è importante affrontare la vita insieme a cui le persone vogliamo bene, ma soprattutto questo progetto casa ci aiuta a rendere un futuro e tante cose belle che possiamo vivere insieme, con o senza qualcuno, perché nel futuro siamo noi. Bravo. Per me il progetto casa mi fa sentire è più adulta e molto più responsabile insieme agli amici e del piccolo. Bravo. Dunque, io mi chiamo Santuario Matita e per me questo progetto casa nato da parecchi anni con la presenza di alcuni di noi quattro, compresi Sonia Planta, Matteo Progini, Carlotta Stanga. Io dico che per un futuro molto, molto radioso che ci aiuti in questo cammino di crescita personale. Casa progetto, grazie per la Carlotta, mi hai tolto tutte le parole. In 2 anni, non sai come è la vita, non sai proprio, non puoi stare dentro i tuoi genitori, è impossibile. Ogni crisi hanno la loro storia. La loro vita è fatta. Questo è importante. Quindi noi dobbiamo imparare a stare senza genitori per il futuro, per domani con molto di 2 persone, 2 educatrici. Il genitore quello che ha aiutato ha detto tutti noi, grazie. Prego. È perché qui è una panchina dove si discute, prego. Vieni Sonia. Ti posso chiedere di tenerlo? Fino sull'ospedale di Alessia. Ma fregato, non volevo dirlo che era mia nipote. Io ne ho tanti di nipoti, però speciali come questa. Scusatemi, i presenti che sono qui, ma capirete bene perché. Bene Sonia, non sai parlare? Per me il progetto casa ha una serie, è importante di vivere con noi, ma soprattutto i genitori non fa parte nel progetto casa, ma io ci provo e do l'anima a me stessa, anche se io vivo lì nel
nel progetto, ma come qui io ho ogni spazio, ogni spazio, i genitori vanno purtroppo al loro spazio, io ho il mio spazio, per cui io te lo do la mia. Ho abbracciato voi e il vostro progetto casa. Speriamo insieme di portarlo fortemente a compimento, nei miei e nei vostri soprattutto desideri. Grazie ragazzi.